Bello? Stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Di pomeriggio al Palafiori si avvicendano Arisa, Nina Zilli, Francesco Renga, Marco Guazzone ed Eugenio Finaldi. Arisa fa un'ottima impressione, rinfrancata dalle critiche positive ad un pezzo che la libera dalla crisalide dell'eterna adolescenza trasognata, mostra le unghie e spiega la sua evoluzione, senza più la sua dolce metà, da single convinta della sua femminilità trovata. Magari News, lo 0-0, complimenti a Risa. Grazie. Allora, leggo che sei tra i favoriti su Twitter. Sì. Naturalmente tu vieni fuori da un talent show come X Factor. Sì. Quanto pensi che queste cose che vanno un po' al di là del canto e della tua arte principale possano aiutarti nel Festival di Sanremo? Beh, guarda, nel mio caso devo dire che la mia prima apparizione a Sanremo e anche la seconda ha fatto vedere una parte di me, no? Che da alcune persone è stata molto amata e da altre è stata abbastanza snobbata, no? Perché dice, ma chi è questa che si traveste con gli occhiali, eh? E la televisione, se ti devo dire la verità, inconsapevolmente mi ha aiutato a farmi conoscere, per quello che sono in realtà. Arisa, cantare la canzone della tua vita, che vuol dire? Vuol dire essere felici. La possente voce di Nina Zilli invita la platea a credere in quello che si fa, respingendo l'accostamento desiderabile, ma secondo lei non veritiero, con Mina e rivelando di aver rifiutato più volte di recitare. Non si sente una showgirl, vuole semplicemente proseguire la sua carriera da voce sopraffina del panorama canoro nazionale. Gettonatissimo Renga, accolto in sala stampa da una scia di paparazzi. La bellezza che racconta nella sua canzone parte da un racconto estetico, si spoglia e poi ascende ad un livello morale elevato assoluto. Già oggi è uno dei pezzi più gettonati in radio, è quarto. C'è bisogno di bellezza, dice, per salvare l'Italia. Non quella volgare che disturba, ma una bellezza filosofica. Le sue dichiarazioni sulle lungaggini di Celentano, che hanno sottratto spazio ed attenzione alla gara, le ha ribadite. Non ci sta a vedere annullare prove ed attenzione per dare spazio al fattore C Celentano. E non si è sentito tutelato dall'organizzazione Sanremo. Mese. Io ho parlato finale per voi cantare. Guarda, io questo non te lo so dire. Per tante gustose bontà, bar, gelateria, pasticceria, di Dato, via Gioacchino Danna 116, Andri. Per una moda fashion e alternativa, uomo e donna in Via Azzurro 77, Angri. La tua vista in buone mani. Vision Ottica Ferraioli. Specializzati in ottica pediatrica, riduzione della miopia, visual training e misurazione della pressione. Ci trovi in Via Marconi 32 a Pagani. La tua vista è in buone mani con Vision Ottica Ferraioli.